Io qui ho sotto mano un altro articoletto, un trafiletto del Gazzettino del 2 settembre 1999, dove dice: è un'analisi di uno studio americano, l'aborto un'arma contro il crimine. Cioè, questi studiosi americani hanno scoperto che l'aborto è stata la migliore arma contro il crimine. Cos'è successo in pratica? Improvvisamente negli Stati Uniti, nel giro di 3 anni, la criminalità ha avuto un crollo verticale. È vero, Giuliani a New York ha fatto coso zero, cioè delinquenza zero, cioè tolleranza zero, però in tantissime altre città, cioè la maggior parte delle città dove ciò non è avvenuto, è stato un crollo verticale della criminalità. Cosa hanno fatto questi due analisti? Questi due analisti sono andati alla ricerca di cercare le cause perché ciò è avvenuto e hanno scoperto che negli 20 anni precedenti, cioè 18-20 anni precedenti, l'introduzione dell'aborto negli Stati Uniti ha permesso alle donne dei ceti sociali più bassi di poter abortire. Abortendo le donne perché non potevano mantenere i figli, cosa è successo? Che 1 milione di persone che sarebbero vissute nell'indigenza e nella povertà hanno potuto abortire. Potendo abortire, 1 milione di persone, di cui almeno 50, 100.000, 200.000 avrebbero commesso dei delitti perché sarebbero stati presi dalla criminalità, non sono entrate sul mercato della criminalità. Per cui un'operazione fatta 20 anni prima ha permesso alla vecchietta di girare tranquilla senza essere borseggiata, senza essere strappata, senza essere ammazzata per rubargli la pensione. Cioè, la costruzione delle migliori condizioni di vita ci permette di costruire le migliori condizioni nelle quali vivere. Ma se io la faccio adesso l'operazione ho i risultati fra 20 anni, ma se l'operazione viene fatta fra 20 anni, io i risultati di merda me li porto avanti fin dopo. Sì, ma vuoi diciamo, il corrispettivo italiano dell'argomento sull'aborto? Allora, logicamente i cattolici hanno sempre gonfiato la tesi del discorso che l'aborto avrebbe portato allo sterminio dei bambini, avrebbe portato a chissà che. Hanno usato questa campagna proprio di propaganda. Benissimo. Allora, dati ufficiali italiani dell'agosto 99, l'aborto cresce soltanto fra le immigrate. Diminuiscono i casi di interruzione volontaria della gravidanza. Secondo i dati preliminari, gli aborti del 98 sono stati 138.219 contro i 140.000 del 97, con un calo dell'1,6%. In aumento gli aborti fra le straniere, che sono passati in base ai dati definitivi da 9.852 del 96 a 11.786 del 97. Cioè, cos'è che abbiamo? Abbiamo praticamente che quando lo Stato riconosce l'esistenza di un problema sociale e lo va ad affrontare con i mezzi che ha, chiaramente esistono anche altri mezzi, con i mezzi che possono allargare il sentire, il percepire delle persone, chiaramente le cose dopo si sistemano. Perché? Perché se è vero che inizialmente, come è stato liberalizzato l'aborto, c'è stato un corri ad abortire, dopo si sono messe in essere tutte quelle strategie per non Esatto, abortire, perché abortire è esatto. sempre un trauma, cioè è No, sempre una però. disgrazia per la donna che deve abortire, però sono state messe in essere quelle strategie che hanno permesso di cambiare quello che è il corso, però bisognava riconoscerlo, non lasciarlo alle mannaie o lasciarlo ai medici che facevano i milioni o lasciare l'aborto clandestino fatto quasi sempre dai cattolici, oltretutto, perché non dimentichiamoci questa roba. Dopo è arrivato l'AIDE, dopo è arrivato tutte le varie organizzazioni, però ricordiamo che tutto quello che era l'aborto clandestino, le mannaie e tutto il resto, sono tutta roba da cattolici. Ma io mi ricordo sempre che nei primi anni ci fu la polemica sull'aborto, il fatto più bello successe a Napoli, che fu denunciato e processato un importante medico napoletano, promotore delle campagne contro l'aborto, fu denunciato e processato per aborto clandestino. Cioè, e questo era uno degli iniziatori, dei sostenitori della campagna contro l'aborto. Ma il discorso dell'aborto è fondamentale perché logicamente se esiste un problema non puoi terrorizzare le persone che vivono questo problema, devi affrontarlo e devi risolverlo. Ci possono essere sistemi che piacciono o non piacciono di come affronti i problemi o come li risolvi, però va affrontato. E di conseguenza non affrontando cosa avrebbe portato? La nascita di milioni di migliaia di persone che non desiderate, non volute, in condizioni disperate, che avrebbero creato altra disperazione, altra povertà, altra miseria, altra gente infelice. E ora ai cristiani questo andava benissimo. D'altronde è una condanna, perché pensate sempre che anche il discorso della nascita fa sempre parte della teologia perversa cristiana. Perché se noi abbiamo quel testo assurdo e che la Bibbia gli dice fa la donna tu porterai con dolore, cioè nel senso che anche il parto e la nascita per i cristiani devono diventare un dolore.
Inoltre, le credenze popolari circa le cause dei difetti fisici, che potevano anche spingere all'abbandono, erano entrate a far parte del sistema etico ufficiale. Le coppie cristiane non potevano avere rapporti sessuali durante le mestruazioni, l'allattamento, la quaresima e nemmeno di domenica. Ed era una credenza molto diffusa, attenzione, era una credenza molto diffusa, quella secondo cui, violando queste regole, sarebbero nati figli deformi. Cioè, se tu fai peccato, non fai quello che voglio, ti nasce un figlio deforme. Però siccome io non so cosa tu hai fatto, però ti è nato un figlio messo male, che ha dei problemi, sicuramente tu hai peccato, dunque sicuramente tu vai punito, sicuramente vai cacciato dalla società. Guardate che questo sistema ha distrutto emozionalmente milioni di persone, ma fino all'altro giorno, no, tanto tempo fa, Sì, no, ma... fino all'altro giorno. Infatti io sono un po' allergico a queste cose quando le sento, perché mi mettono i brividi, Sì, no, ma... sotto qualunque forma si Ma quello presenti. che è sempre da allarmarsi è che queste teorie non sono cancellate, cioè nel senso che loro No, non le tirano fuori perché, sai, quando uno ha un guardaroba no. usa la cosa più Guarda elegante che io ho per apparire. un ritaglio dell'anno scorso del capo dell'Opus Dei, lui dichiara questo. Sì, ma... E dopodiché lo ha smentito il giorno dopo, però c'erano 9.000 persone che hanno ascoltato. Sì, ma loro, logicamente, i cristiani hanno un guardaroba di un certo tipo e sanno che se si presentano con l'abito da boia, la persona dal punto di vista emotivo non è colpita. Era meglio presentarsi con l'abito del santone, cioè nel senso questo è significativo. Certo, dopodiché taglia le teste comunque. Sì, no, ma difatti sai, questo perché devono fare in questo momento per accalappiare le persone, per poterle influenzare, per poterle mantenere nel gregge. Nel momento in cui sono nel gregge loro possono fare qualsiasi cosa. Ma questo qua fa sempre parte della volontà di dire non mi interessa come va la vostra esistenza, non mi interessa niente quello che voi siete, quello che fate, quello che sentite, l'importante è che adorate un Dio. Questa è la Sì, loro sì, sì. richiesta. Cioè, a loro della dimensione umana, della dimensione esistenziale, della capacità, delle possibilità delle persone, di quello che sono le persone, di quello che desiderano, non importa, perché Dio dice fa, tu devi partorire, ma cioè, questo è il loro concetto. Poi che la persona abbia 10 figli, vive in povertà, non gliene frega niente, no, perché Dio l'ha ordinato. E Dio dice che fa il matrimonio, è inviolabile perché l'ha stabilito lui, e di conseguenza tu non puoi fare niente di diverso. Cioè, c'è sempre un'imposizione, in tutti i monoteismi c'è un'imposizione, cioè si parte da un principio assurdo, esterno al mondo, esterno alla vita, esterno a qualsiasi realizzazione, e lo si deve imporre. Cosa dici? Visto che nessuno telefona, ci lasciano tranquilli, leggiamo Sì. una storiella di educazione diversa dal solito sistema educativo, dai, è bella, dottor, spero di riuscirci, è di Zucconi, a me piacciono, ti va? Sì. Visto che nessuno telefona, ascoltatevi questa storia, Mamma le formiche si intitola. Al servizio di emergenza di Charlotte arrivò la telefonata di Peggy, aveva solo 4 anni. 911, oh, sì. Pronto? Ah. Pronto? 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 Un po' Vabbè, timido no, l'ascoltatore. lasciamo perdere. 911, servizio di emergenza. Buongiorno, da dove chiama? Hello? Sì, hello, l'ascolto, parli. Ciao, ciao, come ciao? Chi sei? Quanti anni hai? Hello? Quanti anni hai? Una pausa. Poi la vocina compitò, come se stesse contando sulle dita. 1, 2, 3, 4. Sì, ho 4 anni. La centralinista del servizio di emergenza 911 sospirò. Un'altra bambina sola in casa e nei guai, pensò. Stai calma, tesoro. Come ti chiami? Questa volta la vocina rispose subito. Peggy. Peggy, sei sola in casa, vero? No, no. Chi c'è con te? La mamma. Passami la mamma. Non posso. Perché non puoi? Perché l'hanno mangiata le formiche. L'operatrice del 911, servizio d'emergenza, scappò una risatina involontaria. Le aveva sentite tutte nel suo lavoro di centralinista del 911, che è il 113 americano, lì a Charlotte, in Sud Carolina. Ma questa delle formiche, dai Peggy, le formiche non mangiano le persone. Lo so, però hanno mangiato la mamma. La centralinista fu molto tentata di riattaccare. Quella storia della donna mangiata dalle formiche la sapeva di favola.
di bambini soli che cercano compagnia al telefono e raccontano storie per farsi ascoltare, come fanno i giornalisti. Invece rimase in linea. Anche fare compagnia a una bambina sola è un servizio di pronto soccorso oggi. Dimmi, com'è successo che le formiche hanno mangiato la mamma? Boh, la mamma era in giardino e io giocavo con l'acqua e poi lei è caduta per terra e sono arrivate le formiche. E adesso non c'è più, perché se la sono mangiata, vero? Ma certo che c'è ancora, la vocina assunse un tono risentito, solo che è coperta di formiche. Lo sguardo della centralinista del 911 corse allo schermo del terminale, dove appare automaticamente il numero del telefono e l'indirizzo di chi chiama. 101 Oak Street, intestato alla signora Lori Polak. Questa storia delle formiche e della mamma cominciava a prendere una brutta piega. E adesso che cosa fa la mamma? Fa come ha fatto la mia cagnetta Puffy. E che ha fatto la tua cagnetta Puffy? Era morta. Tu credi che è morta anche la mia mamma? Ma no, Peggy, cosa dici? Aspetta un momento, non andartene, aspetta. La centralinista schiacciò un boccottone e si collegò con l'ambulanza di servizio. Un'ambulanza immediatamente al numero 104 di Oak Street ordinò. E lo schermo del terminale le rispose subito: arrivo previsto in 12 minuti. Se aveva capito bene la storia della mamma e delle formiche, quei 12 minuti sarebbero stati troppi. Quegli insetti, quelle tremende formiche, Fire's Art si chiamano in inglese, le formiche del fuoco, avevano ripetutamente pizzicato la donna e, caso raro ma non impossibile, in una persona predisposta, lei aveva avuto una violenta reazione, uno shock anafilattico che paralizza i polmoni, collassa il cuore e può uccidere chi è particolarmente allergico. Ma se quella donna era così allergica, così sensibile a punture d'animali, c'era una speranza, una piccola probabilità di salvezza. Peggy, sì? Peggy, ascoltami, sai dove la mamma tiene le medicine? Sì. Vai a vedere se trovi una siringa. Sai che cos'è una siringa? Sì. Brava. Una siringa grossa, col bottone rosso in cima. La centralinista sentì il tonfo della cornetta lasciata cadere, la corsa dei piedini sul pavimento, un rumore lontano di sportelli sbattuti. L'ho trovata, l'ho trovata. Sai leggere? No. Fa niente. Non c'era niente da perdere. Adesso finisco la storia e poi prendo le telefonate. Adesso appoggia la siringa dalla parte del lago su un braccio della mamma. Spingila e poi schiaccia forte il bottone rosso. Ma fa male, le punture fanno male. Dopo la mamma mi sgrida. No che non ti sgrida. Peggy, fallo, tesoro, fallo subito. No, Peggy, è un gioco, capisci? È come giocare al dottore, vedrai che bello. Ah, è un gioco. Sì, un gioco, e se lo fai bene vedrai che la mamma sarà contenta di aver giocato e aprirà gli occhi. Ma adesso infila la siringa e premi, premi. Passò qualche secondo. Un minuto, qualche piccolo rumore soffice. Hello, hello, ho vinto, la mamma ha aperto gli occhi, posso giocare ancora, infilare ancora la siringa? No, Peggy, adesso basta, adesso raccontami una favola per telefono, mentre aspettiamo l'ambulanza. Gli infermieri le trovarono così. La donna grande ancora tramortita, ma con gli occhi aperti e viva. La donna piccola, curva sopra di lei con una siringa preconfezionata di epinefrina, che è l'antidoto di emergenza per i shock anafilattici, ancora in mano. Ci fu un brutto capriccio quando i paramedici iniettarono un'altra dose alla donna perché Peggy voleva essere lei a fare anche quella puntura. Allora, tiriamo il somma di tutta questa Sì. storia. L'educazione è questa, cioè il bambino piccolo non è scemo, è scemo solo perché gli adulti vogliono farlo passare per scemo. Adesso io, siccome sono un po' emozionato a queste Sì. robe, perché mi toccano sempre, No, vuoi no? Allora, che no, vuoi concludere dopo che io do una no. Sì, notiziona dai, non ci vuole concludere dopo. che gioca, diciamo, di pari Sì. passo. Visto che si parla di educazione, cioè tu sei partito dal discorso dell'educazione che è importante, nel senso che della scuola, quello che fa la scuola, di quello che serve insegnare ai bambini, io la buttiamo su un aspetto locale, la buttiamo su un discorso della Regione Veneto. Allora, nella Regione Veneto, la notizia del 13 settembre 99, perciò recentissima, dice fa, scuola privata si cercano difficili convergenze. Un esponente politico ha dichiarato fa, diverse sensibilità culturali, concludere in tempo utile è compito arduo. Allora, cosa dice questo progetto di legge? In questo caso l'impegno finanziario prefigurato è di 5 miliardi per l'anno 99 e si prevedono contributi diretti, si legge nell'articolato, aperte virgolette,
a copertura totale o parziale degli oneri a diretto carico dei genitori per il pagamento di costi scolastici connessi alle attività educative e didattiche dei figli. Chiuse virgolette. Il contributo è destinato alle famiglie che mandano i propri figli alle scuole non statali. Ecco, questo significa cosa si vuole educare ai figli, cosa si vuole dare ai figli, nel senso che pur di togliere a un'educazione laica e staccata da principi religiosi e fondamentalistici, si è disposti a pagare le famiglie purché li mandino a farsi distruggere la loro esistenza nelle scuole private gestite dai preti. Vabbè, adesso visto che mi sono un po' ripreso dall'emozione, andiamo avanti. Cioè, qual è il discorso vero? Cioè, che i bambini non sono scemi. Cioè, sta all'adulto comportarsi in maniera corretta con i bambini. Cioè, i bambini vivono l'immagine e somiglianza dell'adulto. Se l'adulto si costruisce, se l'adulto non ha delle paure e non ha paura di ostentare le proprie debolezze, i propri casini, le proprie difficoltà, quello che fa, il proprio impegno, il proprio studio, le proprie trasformazioni, il bambino cresce imitando quelle cose. Sa benissimo che la vita è dura, che bisogna trasformarsi, che non si è creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo, ma che bisogna cambiare continuamente, modificarsi, conoscere. Cosa ha fatto questa madre? Questa madre praticamente ha raccontato tutto quello che lei aveva alla figlia, cioè la figlia sapeva perfettamente alcune cose che la madre aveva, però non sapeva esattamente in cosa consistessero, però sapeva che c'erano tutta una serie di condizioni che lei conosceva, cioè conosceva la siringa, conosceva che c'era probabilità che questo succedesse, sapeva usare un telefono, sapeva parlare, sapeva a chi rivolgersi in caso di necessità, in caso di aiuto, sapeva fare tante operazioni a 4 anni. Ma a 4 anni ogni bambino è intelligente, ogni bambino è Ce l'hai fatto? sapiente. Sta all'adulto di allargare la propria voglia di conoscere o di ucciderla. Quando io ho parlato Necrogiolo, stregone della preghiera, cosa serve la preghiera? Serve per uccidere la voglia del bambino di crescere e di dilatarsi. Più il bambino è costretto a pregare, a ripetere ossessivamente la preghiera, meno le capacità del bambino si sviluppano, meno hanno coscienza del mondo che li circondano e più sono in aspettativa del miracolo. Il contrario di questa bambina che non era in aspettativa del miracolo, ma davanti ad un problema ha messo in essere delle operazioni, ha messo in essere una strategia. Cioè ha saputo ad affrontare una situazione che era drammatica per la madre, ma per lei. Perché se lei restava orfana, era un casino. Per cui questa bambina ha saputo vivere strategicamente un momento chiave a 4 anni solo grazie alla madre che non l'ha fatta passare per fessa, costretta a pregare, eccetera, ma si è comportata esattamente per ciò che era e ha tentato di costruire se stessa per ciò che era, presentando la figlia non se stessa creata di immagine sminando un Dio pazzo, ma se stessa come una persona che affronta la vita con le sue forze e le sue debolezze. Questa è l'educazione pagana. Cos'è l'educazione pagana? Non è altro che ogni individuo adulto che tenta di costruirsi ogni istante della vita con tutti i casini, con tutti. Perché noi presentiamo più i nostri problemi, i nostri casini, i nostri fallimenti che non i nostri successi? Perché sono i nostri fallimenti che ci danno, che ci insegnano. I successi cosa volete? Beh, sono contento, ce l'ho fatta, ho fatto questo, sono riuscito, vabbè. Ma il fallimento mi dice, là ci sono degli ostacoli, là non ho agito bene, là mi ha messa in culo, cazzo. Perché me l'hanno messa in culo? Dove ho sbagliato? Dove posso fare meglio? Questa è l'essenza del paganesimo, che non ha niente a che vedere con questa. Cioè, esattamente l'opposto. L'uno è creato, l'altro è in costruzione. Pronto? Pronto? Sì? Mi dica un po', Sì? non si vergogna di parlare di queste cose? Vergognati di te a chiamare? È vero, è Scusa, vero. Vedo Non si che. vergogna? Ma di cosa? Dimmi, Di dimmi, scusa. ascoltarti? Di queste cose stupide che lei Oh, dice? sì, è E tu vero. cosa È, dici di me è meglio che i intelligente? bambini siano bestioline, E cosa vero? dici che di Proprio avevo voglia di intelligente? dirgliele. Va Vabbè, bene. chiama Radio Maria, scusa, perché si deve ascoltare. Sì, Radio Maria è meglio di lei. Allora lo sta ascoltando, lo sta a chiamare qua, chiama Radio Maria. E io non ho acceso per caso lì, perché No, non ho mai ecco. ho Allora, la sentito un'altra prossima volta volta non sola. accendere, non Va ascoltarci. bene, Va arrivederci. bene? Ciao. Ecco. Cioè, vedete, questo ha costruito questa storia che ho letto. Siccome in questa storia ho detto, leggendo questa storia, ho tirato una conclusione, questa è la Sì, reazione a no, ma conclusione. infatti. Pronto? Cioè, questa è la reazione della conclusione. Cioè, ogni volta che noi diciamo costruiamo le persone, che le persone diventino forti, che siano una grandezza per il sistema sociale, che affrontino la vita, che espandano se stesse e che incontrino gli dèi.
li incontreranno idee, non vi preoccupate. E questo dà fastidio. Una bambina di 4 anni che affronta la vita e riesce a risolvere, dà fastidio. Cioè, sì, una storia che sembrava innocua, questa è la reazione che è stata provocata. Cioè, che una bambina di 4 anni sia in grado di fare ciò che questa signora non è in grado di fare. Esatto. Pronto? Sì, no, ma difatti poi è significativo la persona che ti chiama e dice non ti vergogni di quello che racconti, sì, quello che dici. Cioè, ma scusa, se io ho qualcosa dico... La mia esperienza, la mia vita, la mia visione del mondo, il mio pensiero dice questo. E vado a contestare con degli elementi concreti, significativi, quello che tu dici. Cioè, ma scusa, ma nota bene, questa telefonata non è arrivata quando ho parlato del pazzo di Nazareth, il macellaio. Cioè, sul discorso dell'educazione. Che questo qua, questo al limite dici, beh, ma tu lo stai insultando, che non è vero oltretutto, perché almeno c'è una morale comune, per cui non è vero. Ma quando racconto una storia di una bambina di 4 anni che fa ciò che questa signora non sarebbe mai stata in grado di fare da adulta. Pronto? Ciao. Sono in fango di Cristian. Ciao, dimmi. Ciao. Intanto buona giornata a tutti. Ciao. Niente, mi si barca un pensiero da te, un'altra che ha fatto prima la signora, no? Sì. Cioè, chiedo giusto che questi qua vanno a sentire le prediche o tutte le mattine o una volta a settimana, no? Ma se anche giusto chi fa i monumenti a un papa, che tu capivo, non ancora vivo, insomma. Riga adesso a Salerno, riga un monumento del papa, e chi può andarlo a adorare, no? Chi paga là? Sì. Secondo me, ecco, va bene. Ciao, grazie. Certo, buon proseguimento. Grazie, ciao. Per cui, guarda, in effetti è bellissimo, nota bene, i telefoni non hanno mai suonato, se non due volte. Pronto? Sì? Ciao, sono Michele. Ciao. Ciao Michele, dimmi. Come andiamo? Bene, bene. Io sono in frame. Io c'ho anche casino in fondo. Sì. Mi parlo per telefono, spento la radio. Proviamo, dai. Mi senti? No. I telefonini un po' disturbati. I telefonini danno sempre di questi problemi, quando si è, specialmente quando si è in macchina, perché... Sì, no, ma infatti, sai, il discorso è stato proprio bello, la reazione del... che dimostra il fallimento della persona. No, cioè, nel senso che quando una persona ti attacca su questa cosa, su ogni cosa, e dici è giusto che un bambino sia capace di fare le cose e non... Sì? Alla trasmissione in corso? Sì? Siamo in diretta? Sì? Ciao, io mi chiamo Stefano, telefono da Castelfranco. Dimmi. Una trasmissione molto interessante, da molti punti di vista, no? Volevo fare, cioè, dare una mia immagine così di quello che sento, insomma, sono un po' imbarazzata. Allora, praticamente, no, voi prendete un contesto in cui c'è tutto questo, io lo chiamo un po' baraonda, no? Religioni, vari modi di pensare, eccetera, eccetera, che si sono fusi, confusi, rinfusi attraverso quanto? 2-3 mila anni, no? Ecco, in questi 2-3 mila anni praticamente qualcuno si vede che prima di tutti gli altri è riuscito in qualche modo a capire che a un certo punto sarebbe successo questo, per cui tutto quello che voi dite è giusto, però c'è qualcuno che sa già che andava così, per cui tutto quanto, partendo da questo presupposto, arriva ad essere controllato da un'unica entità, che è l'entità, cioè il fulcro, dai, insomma, ora mi sto un po' perdendo, comunque questa è l'essenza di quello che volevo dire, ok? Ok, grazie, ciao. Cioè, io non commento quello che voleva dire sto signore qua, perché chiaramente seguivo un suo pensiero, una sua formazione di pensiero, che ogni volta che c'è una formazione di pensiero noi siamo sempre felicissimi. Perché? Perché significa che una persona si stacca dal tradizionale e lavora. Posso, poi per entrare nel merito... Posso dare anche un'interpretazione. In questi giorni mi è successo di affrontare una tematica un po' particolare che è la sociobiologia. Benissimo. E ora, in questi studi si sostiene che, ad esempio, alcune concezioni etiche che uno presume che derivano da un'entità esterna, sono soltanto la conseguenza di fattori ambientali, sociali e fisici delle persone, della biologia delle persone.
cioè nel senso che la biologia alla fine, la propria forma di cui si dà il proprio corpo, cioè la scelta di vivere con un corpo in una certa maniera, di vivere in una società in una certa maniera, in un ambiente in una certa maniera, provoca alla fine la formazione di alcune teorie morali. Di conseguenza gli ebrei che partono dal concetto di dire perché Dio mi ama, mi devo circoncidere, cioè devo distruggere il mio corpo, devo menomare il mio corpo, devo togliermi qualcosa perché è impuro, perché devo dimostrare a Dio che gli voglio bene, che voglio bene, logicamente andrà ad evolversi, a stratificarsi una volontà di autodistruzione e della distruzione delle persone, perché se io ho una necessità che Dio mi ami di farmi la circoncisione, significa chiaramente che Dio ama la distruzione del mio corpo. Ma non è soltanto la circoncisione in se stessa, proprio è un esempio. È la trasformazione biologica, cioè quando noi parliamo di condizionamento educazionale, non intendiamo una cosa che viene insegnata, ma una trasformazione fisica, psicologica, psichistica. È una scelta di vivere così. Energia dell'individuo. Sì, è una scelta di come si vive, non è che un Dio annunci qualcosa. Pronto? Sì? Sono Michele, quello che ho detto prima. Dimmi. E dovevo dire a quella signora che io non è che sia molto praticante e neanche tanto credente. E mi sono sempre chiesto perché devo pregare qualcuno per essere al mondo. Poi mi sono dato la risposta. Sì. Non è che la mia preghiera fatta di piacere a qualcun altro. Non è che bisogna pregare perché qualcun altro ha bisogno delle nostre preghiere. Una persona, non pregare un fantasma. Certo. Può essere. Poi un'altra cosa, sono d'accordo con certo discorso dell'aborto, però non sono d'accordo in quello che dice che non ci sono valori cristiani, perché io se non ci credo, non sono neanche praticante, qualche valore lo vedo, non so, forse mi sbaglio, però tipo i 10 comandamenti scritti, creati, scritti da chi non si sa, li vedo con qualche valore, li vedo, io penso che se tutti dovessimo un po' rispettare quello che c'è scritto su quelle tabelle, forse saremmo tutti d'accordo. Mi senti per radio quando metto giù? Sì, sei solo per radio. Ok. Ok, grazie. Ciao. Scusa, c'è un piccolo particolare in quei 10 comandamenti che nessuno vuole, che ognuno vuole ignorare e fingere di non vedere. Cioè, quei 10 comandamenti si applicano soltanto alle bestie in ginocchio. Esatto. Cioè, non si applicano al Dio padrone. Cioè, è il Dio padrone che dice tu non devi adorare nessun altro Dio, mi raccomando, non sta ad adorare nessun altro. Non dice mi faccio in modo di esserti così utile che tu non puoi fare a meno di me. Ma ti dice tu non ti chiedi ad adorare nessun altro Dio, mi te copo, te masso, mando il diritto universale, te faccio però tu non devi adorare nessun altro Dio. Ma è significativo, perché se lui è il Dio assoluto potrebbe dire gli altri dei non esistono, ma noi non può dire gli altri dei non esistono. I dieci comandamenti, lo so benissimo che vengono instillati nelle persone, vi insegnai dei principi ripetuti all'infinito, ma i 10 comandamenti, sai, di una aberrazione. Guardate, pensate soltanto alla differenza che c'è fra i 10 comandamenti e la stella di Hammurabi. Non è una sciocchezza, ma i 10 comandamenti dice mi sol paron, fa quel che ti dico mi e obbedisci. La stella di Hammurabi fa le sue leggi partendo dal presupposto affinché il più debole abbia giustizia nei confronti del più forte. Cioè, affinché il più debole abbia giustizia nei confronti di Dio, ipoteticamente potremmo dire. Cioè, è Hammurabi che si toglie dei diritti assoluti per dargli agli altri. Questo Dio non si toglie niente, Dio sancisce il suo diritto assoluto, cioè il Dio padrone si sancisce questo. Per cui è di una diversità immensa, tant'è che il Papa può dirti a te mi te copo. Sì. E se il Papa dice mi te copo, adesso esistono delle leggi per cui deve rispondere alle leggi internazionali, dell'ONU, eccetera, ma comunque deve rispondere. Una volta ti ammazzava e basta, tu non avevi nessun diritto. Ricordiamo se sta robetta, se no, se perdiamo di vista la storia, siamo morti. Sì, no, ma anche perché c'è un'altra tecnica che utilizzano. Beh, visto che siamo in chiusura, chiudiamo con una piccola raccomandazione agli ascoltatori. Visto che va di moda di parlare degli angeli cristiani, io voglio leggere un piccolo insegnamento. Durante l'alba, se un angelo passa vicino alla vostra casa, sparategli. E quando sarà caduto nel vostro giardino, col petto insanguinato e le ali che sbattono debolmente sul terreno, avvolgetele il capo e posatelo sulle vostre ginocchia, facendo da cuscino alla sua agonia, e guardando la vostra casa respirate di sollievo, vedendolo uscire con la consueta lentezza dalla penombra mattutina.
Comunque ho scoperto che il termine angelo in realtà viene dal greco che significa messaggero. Sì. Tutte le, praticamente sono i lari, cioè sono quelli che ma sono, io parlo degli angeli cristiani. Sì, sì, sono i lari, perché ogni volta che voi trovate un testo dal greco, specialmente neoplatonico, no? Che parla di angeli, viene tradotto come angeli, in realtà è tradotto come messaggeri. Cioè, messaggeri sono tante cose, anche sì, entità sì, no, o non entità. Comunque, se gli ascoltatori hanno problemi con gli angeli cristiani, basta che si rivolgano all'istituto, noi abbiamo le istruzioni per fare le trappole, per catturare gli angeli dei cristiani e distruggerli, e non c'è problema. Allora, noi chiudiamo qui la trasmissione, Magia, Stragone e Paganesimo, noi abbiamo visto Mario, ma noi mettiamo il solito CD e lasciamo fare magari un po' di pubblicità, metto su. E vi do appuntamento per le ore 19 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi comincerò a leggere Giovanni e l'orrore della sottomissione nel Vangelo di Giovanni, per cui leggeremo i Vangeli con la nostra interpretazione. L'orrore della sottomissione, questo trattato che ho fatto quest'estate, diventerà l'ultima parte di Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Pertanto, finché Mario non arriva, metterò su un po' di pubblicità. E visto, visto che non possiamo sforare. Visto che non possiamo sforare. Bene, grazie per l'ascolto e a risentirci a questa sera alle ore 19 con la seconda parte del suo Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza, e adesso troverete anche su internet tutti i siti che volete. Comunque effettivamente dall'Australia e dagli Stati Uniti sono venuti a visitare i siti e le cose che stiamo dicendo a Radio Gamma 5, per cui è effettivamente un successo in ogni caso. Al di là di questo, se ne parlerà, le cose sedimentano, germinano, germogliano un po' alla volta. Comunque stiamo costruendo un pensiero che sta circolando. Grazie per l'ascolto ancora. Ciao a tutti.